che è venuto ad onorare, per come è giusto, la comunità di Lauropoli. Perché noi volevamo fortemente che ci fosse una presenza di grande lignaggio qui a Lauropoli e abbiamo avuto insieme a noi l'ottimo presidente del Consiglio regionale, Franco Talarico, amico di partito, che sta guidando con grande merito e con grande equilibrio la massima assise regionale, e che è venuto, amiche e amici di Lauropoli, qui a questa manifestazione conclusiva della nostra campagna elettorale, una campagna elettorale accesa, una campagna elettorale carica di veleni, una campagna elettorale che ci riporta indietro nel tempo, che ci riporta a 30 anni fa, allora quando c'erano i caroselli di auto, c'erano i clacson prima della vittoria, allora quando si gridava e si arringava contro gli avversari che in campagna elettorale e anche dopo diventavano veri e propri nemici, allora quando questa città era divisa in due parti, i rossi e i bianchi, i guelfi e i ghibellini, e chi non era dalla parte giusta, chi non era dalla parte dei vincitori, beh, poteva essere considerato ai margini della società. Perché era così? Perché voi dovete avere la memoria lunga indietro nel tempo, non dovete avere la memoria corta, non dovete solo pensare a quello che è stato negli ultimi anni, perché se pensate poi tra l'altro a quello che è stato in questi anni, io ritengo che ci sia stata buona amministrazione in questa città. Dall'altra parte non ci sono proposte, non c'è proposta, non c'è altro che promesse vane nei confronti soprattutto dei giovani. Si tradisce la fiducia dei giovani, si allontaneranno i giovani ancora di più dalla politica. In questi anni noi siamo riusciti a riavvicinare i giovani e la gente alla politica perché abbiamo parlato il linguaggio della chiarezza, abbiamo detto a voi tutti ciò che era possibile fare e ciò che non era possibile fare, abbiamo mantenuto la parola data, ci siamo impegnati a non promettere, ma abbiamo detto che avremmo lavorato, e così è stato, e i risultati sono di tutta evidenza. Non consento a nessuno, prima a Sibari c'è stato qualcuno forse lasciato lì a bella posta che durante il mio intervento ha detto a Sibari non è stato fatto nulla. Ho risposto, ho detto tutto ciò che era stato fatto a Sibari, tutto ciò che è stato fatto per la comunità, e questo io credo che sia sotto gli occhi di tutti. Siamo nel 2012, tutti sono informati, quando vogliono sapere sanno tutto, quando non vogliono sapere fanno finta di non sapere. Bravo! E allora io non consento a nessuno di offuscare il lavoro fatto in questi anni. Poi si possono fare scelte diverse, per simpatia, per antipatia, perché Gianluca Gallo è ormai consigliere regionale e fa parte della casta, e quindi bisogna cavalcare l'antipolitica, perché in questa campagna elettorale, attenzione, vi stanno ingannando facendovi cavalcare l'antipolitica. Io invece vi invito a dare un giudizio sereno, vi invito a recuperare nelle ore che ci separano dall'apertura dei seggi elettorali, a recuperare la serenità, la tranquillità di giudizio. Noi vogliamo un giudizio complessivo sull'azione amministrativa svolta, un giudizio sull'azione di governo svolta in questa città, che è stata mirata soprattutto per il primo quinquennio a riparare i danni creati in quei 10 anni di scelleratezze amministrative. Scelleratezze amministrative che hanno nomi e cognomi, che non possono sfuggire alle loro responsabilità e non possono avere i colori della verginità in questa fase elettorale, in questa fase politica del nostro paese. La memoria ce l'abbiamo. Mi hanno detto: ma come, tu il 98 ti sei candidato con Papasso? E io rispondo: beh,
Sicuramente conoscevo le cose della vita perché avevo 29 anni e della politica molto meno di oggi. Oggi avremmo potuto inseguire il candidato a sindaco con i documenti acquisiti in questi anni di azione amministrativa in comune per quanto riguarda il dissesto. Tutti gli espropri pagati poi nel dissesto, espropri illegittimi che sono costati centinaia di migliaia di euro al nostro comune. Tutte le opere pubbliche con i mutui che non sono state poi portate a compimento e che hanno causato contenziosi costati centinaia di migliaia di euro. La fognatura di via San Giusto, dicevo prima, a Sibari, la pratica L'Aquila SRL, mancavano 13 milioni per completarla, si scriveva continuamente alla Cassa Depositi e Prestiti per avere questi 13 milioni, la Cassa Depositi e Prestiti rispondeva: non è possibile costituire accendere un altro mutuo laddove ce n'è stato un primo. Si è scritto tre volte, si è perso tempo, si è andato in contenzioso, erano 13 milioni di lire, ci sono costati 127 mila euro. Io credo che voi su questo dobbiate riflettere, così come si parla con leggerezza di Marina di Sibari. Marina di Sibari, ma Marina di Sibari era una bella idea. Quando Marina di Sibari era governata dall'associazione dei proprietari, dal consorzio, poi qualcuno è arrivato, c'era una delibera con quattro elementi: il sindaco, l'assessore console, l'assessore grazie a Dio e l'assessore Papasso. Bravo! E c'è stato lo scioglimento del consorzio Marina di Sibari. E sapete poi chi ha collaudato le opere di Marina di Sibari? L'assessore ai lavori pubblici dell'epoca. Sapete come si chiamava? No. Gianni Papasso. Ebbene amici, avremmo dovuto fare questa campagna elettorale inseguendoli con i documenti, avremmo dovuto andare su Telecassano con i documenti, con le sottoscrizioni, avremmo dovuto fare questo, ma voi li avete condannati ad un oblio di 20 anni. Non potete fare finta di non ricordare, voi li avete condannati ad un oblio ventennale. Adesso è il momento della valutazione. Noi vi proponiamo di andare avanti. Abbiamo iniziato la campagna elettorale con il presidente della giunta regionale, presidente Scopelliti. La chiudiamo con il presidente del consiglio regionale. In mezzo abbiamo avuto tantissimi assessori regionali che in maniera diretta ci hanno detto: noi vogliamo essere al fianco di Mimmo Lione e attraverso Mimmo Lione vogliamo essere al vostro fianco. E allora noi vi invitiamo a riflettere. Sono stati 8 anni nei quali abbiamo ben governato, abbiamo dato stabilità e buon governo. Sono stati 8 anni nei quali abbiamo usato il potere a favore della gente, mai contro. Se qualcosa non è stato fatto è perché non è stato possibile farlo. Abbiamo cercato di aiutare tutti e nessuno può dire il contrario. Non abbiamo fatto del male a nessuno usando il potere contro la gente. Non abbiamo mai pensato che coloro i quali non ci votavano dovevano essere puniti, e lo abbiamo messo in pratica e ci avete premiato per questo, perché ci avete dato 7.000 voti nel 2009 e mi avete mandato in consiglio regionale. Che cosa è cambiato in questi anni? Cosa è cambiato? Non è cambiato nulla. Abbiamo anzi concretizzato tutto ciò che era stato messo in cantiere negli anni precedenti. A Sibari abbiamo aperto la caserma della Guardia di Finanza, abbiamo lanciato lavori pubblici come i contratti di quartiere, abbiamo bonificato le ferriti di zinco, abbiamo continuato nel nostro programma sia di risanamento che di nuovo percorso anche sullo sviluppo. Stiamo lavorando a nuove azioni di sviluppo come la zona industriale. Abbiamo sogni, ma cose concrete, Presidente. Abbiamo l'idea della nostra infrastruttura aeroportuale, abbiamo l'idea di una strada di collegamento dal Pollino alla Sibaritide che ci faccia sbucare a sud e a nord, collegando i nostri centri urbani in maniera migliore rispetto a prima. Abbiamo l'idea di aumentare i posti letto nel nostro ospedale, non naturalmente per aprire un ospedale, ma per avere una sanità di nicchia. Dall'altra parte cosa ci si propone? Ci si dice addirittura della via di San Nicola. Alla via di San Nicola i lavori sono in corso, il presidente Scopelliti ci ha dato 300.000 euro per fare questi interventi e li stiamo facendo. Che cosa ci dicono invece della strada
che da Cassano va a Civita ed è una strada provinciale. Perché non ci rispondono? Ma quale modello esiste? Non esisterà il modello Reggio, ma non esiste nemmeno il modello provincia di Cosenza. L'altro giorno, se avete aperto i giornali, io l'ho fatto distrattamente perché sono stato molto impegnato in questa campagna elettorale, ho notato con dispiacere che la provincia più indebitata d'Italia, ecco che tornano i ricordi del passato, è la provincia di Cosenza. E mi dispiace da cittadino di questa provincia, mi dispiace molto. Cassano è il comune più indebitato e non lo è, la provincia di Cosenza rischia, anzi è considerata secondo i dati del Sole 24 Ore la provincia più indebitata d'Italia. E allora noi vi proponiamo una coalizione forte. Presidente, noi abbiamo realizzato ciò che a Roma discutono ancora, il polo dei moderati, abbiamo l'accordo col PDL, abbiamo l'accordo con quel partito che governa insieme a noi a livello regionale, cercando anche in questo caso di riparare a tanti disastri del passato e assumendoci responsabilità che altri non hanno voluto assumere, portando la situazione allo stremo. Abbiamo raggruppato altre liste civiche, la lista Licorno che fa capo a Francesco Arcidiacono, la lista La Bussola che fa capo all'ex sindaco Peruzzi e la lista Liberamente che fa capo agli amici Malomo, con tanti altri giovani candidati. Prima arrivando qui ho sentito dire: abbiamo vinto perché abbiamo i giovani dalla nostra parte. Io potrei offendermi, potreste offendervi voi giovani che siete con noi, siete tanti i giovani con noi, probabilmente siete giovani moderati, perché noi stiamo lavorando a quel polo dei moderati. Siete giovani che non schiamazzate, siete giovani che non volete spaventare nessuno, siete giovani che, come i nostri elettori, probabilmente domenica e lunedì, senza fare rumore, andranno nelle urne e andranno a dare sostegno sincero e leale a questo candidato a sindaco, a Mimmo Leone, che è il sindaco... che è il sindaco della continuità, una continuità buona, un'azione di governo positiva per questa città, sulla quale voglio giudizi sereni. Non vi lasciate trarre in inganno, perché rischiereste di votarvi contro. Mimmo Leone, che non sarà un sindaco telecomandato, perché non ci sarà bisogno di sindaci ombra, non avremo il tempo di fare, né la voglia di fare i sindaci ombra, né io né gli altri sindaci del passato. Lui potrà governare liberamente, con la sua autorevolezza e la sua autonomia, si potrà avvalere dell'aiuto e della nostra esperienza, ma potrà sicuramente essere il nostro punto di riferimento. È l'uomo giusto in questo momento per la nostra comunità, ed è per questo che io vi chiedo un sostegno a noi tutti. Ci siamo rimessi in gioco, ci abbiamo messo la faccia. Avremmo potuto fare a meno di metterci la faccia, io per primo, ma io voglio dimostrare che non abbandono il mio territorio, voglio continuare a lavorare per il mio territorio, muoio dalla voglia di lavorare per il mio territorio. Datemene la possibilità insieme a questi amici, sostenendo Mimmo Leone. È questo che vi chiedo. Auguri Lauropoli, auguri Cassano. La parola